quello. Poi vi dicevo, la garanzia è importante toglierla ai pazienti, ottenerla. No, è meglio ottenerla purché rispettino certo. I consigli di igiene che vengono dati, ovviamente. Io faccio sempre l'esempio dell'iPhone. L'iPhone è in garanzia, sì, però se lo lanci per aria, poi ti cade, si rompe e dici ok, c'ho la garanzia, così non serve. Fate un uso corretto delle protesi, ok? Non mangiateci cibi troppo duri, non strappate, soprattutto fate i controlli, ok? Almeno una volta all'anno bisogna fare il controllo. Dopodiché segniamo qua gli allegati, la firma del dottore e la firma del paziente. Questo è come avviene per esempio il check annuale. Il check annuale è un appuntamento importante, io dico sempre una giornata che vi prendete, durante l'anno ce ne sono tante di giornate, però prendere una giornata durante l'anno per fare un check dei lavori che avete in bocca è una buona abitudine. E le buone abitudini sono quelle poi che ci fanno durare nel tempo sia il nostro corpo, il nostro fisico, che anche le protesi che portiamo. Quindi ricordatevi, se 3 minuti al giorno, mattina e sera, e va e già ci tu si quante mette... volte li pulisci al giorno? Io faccio mattina, a mezzogiorno spesso passo lo scovolino, ma la sera li passo con lo strico la sera, che così sono più okay. Lo scovolino, vi ricordo, chi non la conosce, quella spazzola, sì, comodissimo, che serve per pulire tra i denti, esatto, che hanno magari recessioni ossee, per esempio. Lo scovolino è molto utile, tra l'altro, ai pazienti che non hanno perduto tutti i denti, perché delle volte si creano degli spazi tra i denti dove si incastra il cibo. E lì passa. Invece chi ha tutta la protesi su impianti, andate su Amazon e cercate l'Idontix X-Floss, che è un filo utilissimo. Dicevo, su internet trovate l'X-Floss, che è utile per pulire le protesi artificiali. Qua io vi faccio vedere gli uffici. Ricordatevi che noi siamo a Bergamo, nella strada principale. Vi faccio vedere, oggi tra l'altro una bellissima giornata. Questa è la strada principale. Da qui si vede pure la Bergamo Alta, guardate lì sopra, lì c'è la Bergamo Alta. È bella Bergamo per fare anche una passeggiata, quindi ripeto, quando venite qua allungate un pochino, casomai potete venire anche di sabato, noi lavoriamo anche di sabato, approfittatene per farvi anche un'escursione, perché veramente merita. Ieri era 1° maggio, c'era un sacco di gente, veramente tanta gente. Io vi faccio un saluto qua da Bergamo e ricordatevi, per prenotare il check annuale, cliccate sul link che trovate sul post. Ciao!